Ci siamo, altre bombe di calciomercato. Oggi ho un sacco di news. Sto registrando questo video il 16 giugno, molto probabilmente voi lo vedete il 17, però veramente, raga, tutto quello che vi sto per dire sono notizie molto 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 calde. Per rimanere sintonizzati, e mi raccomando, supportate la serie con un mi piace e un'iscrizione al canale. Grazie per il supporto che date a questo format estivo che è partito 2-3 settimane fa, le bombe di calciomercato di Serie B. Andiamo, iniziamo con la prima notizia ufficiale: Cagliari rinnovato Carboni fino al 2027. In più, un altro rinnovo per il Cagliari, blindato il giovane Ciocci. Il Cagliari è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Giuseppe Ciocci, che ha firmato un accordo anche lui fino al 30 giugno 2027, Chiacciocci, un portiere reduce da una stagione veramente positiva all'Olbia in Serie C. Queste altre news sul Cagliari non ne abbiamo. Passiamo, ragazzi, a una notizia sul Palermo, che il Palermo praticamente è praticamente fatta, cambia proprietà, arriva il City Group. La prossima settimana si chiude, a luglio l'annuncio ufficiale: il City Group prenderà l'80% delle quote del Palermo, e il 20% rimarrà al presidente attuale, che però comunque sarà riconfermato presidente. Altra notizia sempre sul Palermo: Soleri ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. È arrivata questa mattinata, scorsa mattinata, è arrivata l'ufficialità, ragazzi, riscattato, è un nuovo giocatore del Palermo che farà la Serie B. Penso che sia ancora comunque il Palermo di Baldini. Credo che Baldini verrà assolutamente confermato per la panchina del Palermo. Per l'attacco del Genoa si guarda in Serie A. Secondo Repubblica, il Genoa sta sondando il terreno per Djuric, che va in scadenza, se non sbaglio, 30 giugno 2022 con la Salernitana, o forse 2023, non mi ricordo. Però comunque sta provando a ingaggiare l'attaccante. Sappiamo tutte le caratteristiche di Djuric: molto molto alto, molto bravo di testa, ma importante stazza fisica. Per l'appunto è in scadenza di contratto 30 giugno 2022 e ci sta provando il Genoa, secondo Repubblica, uno degli artefici assolutamente miracolosi della salvezza della Salernitana, con 5 gol e 5 assist in 33 presenze. Però diciamo che nel rush finale quello più importante è stato molto molto importante Djuric. Andando avanti, ragazzi, per l'appunto ufficiale il Palermo riscatta Soleri. Altre notizie molto molto calde: il Brescia Possanzini, il nuovo tecnico della Primavera, inizia un bel progetto Primavera per il Brescia, e questo nome, su ri un ritorno possiamo dire nel Brescia, fa capire come la società vuole investire anche per quanto riguarda il settore giovanile, far crescere più giocatori possibili dal settore giovanile per poi far arrivare in prima squadra e magari rivenderli in un futuro prossimo. Bucchi, intanto ufficiale, presentato all'Ascoli. Adesso, si è detto molto contento di ritornare ad Ascoli, perché c'era già stato, ma da calciatore. Io sinceramente ho qualche perplessità su Bucchi ad Ascoli. A me non mi ha mai convinto come allenatore, e con la Tresina l'anno scorso non è che ha fatto benissimo. Si sì, ha raggiunto i playoff, ma poi è uscito subito, tra l'altro contro la vincente proprio il Palermo. Però a me Bucchi sinceramente non fa impazzire. Tre club di Serie B su Gemello: portiere del Torino, che l'anno scorso ha fatto anche una presenza contro la Fiorentina in Serie A, Luca Gemello, classe 2000. Su di lui ci sono Cittadella, Como e Modena. Interessata al ragazzo che in Serie B può far bene e può diciamo iniziare quel suo percorso di crescita per portarlo, chissà, magari in futuro a fare titolare in una squadra di Serie A, ragazzi. Pedulla dice che il Perugia vuole Gondo e Casasolo, obiettivi concreti. Il Perugia cercherà di consegnare al neotecnico Castori giocatori pronti. Gondo e Casasolo sono due ex giocatori che ha avuto già il Castori alla Salernitana, soprattutto Gondo, uno degli artefici della storica promozione della Salernitana in Serie A. Sono pronti a pronto il Perugia, il presidente, a provare a fare questo regalo per Castori. Però Gondo è un po' particolare, perché ha un ingaggio molto molto importante. Il Casasola è di proprietà della Lazio, e quindi bisognerebbe trattare con la Lazio, ma lì si potrebbe andare anche una sorta di prestito, come ha fatto quest'anno la Cremonese in Serie B. Però comunque ci sta veramente provando tanto il Perugia, il presidente, per portare questi due tasselli voluti fortemente da Castori per costruire il Perugia di Castori.
notizie anche, ragazzi, sulla regina. Stamattina è uscita la notizia che Felice Saladini, vicino all'acquisto del club, corsa contro il tempo per l'iscrizione. Vediamo quello che esce nei prossimi giorni. Rimane comunque una situazione molto molto calda quella della regina, per capire un po' cosa fare. Sempre Cagliari, torniamo indietro sul Cagliari. Fiorentina bussa la porta per Cragno sicuramente non rimarrà in Serie B con il Cagliari. C'è ovviamente anche la Fiorentina sul ragazzo. Tra l'altro Cragno è anche nel giro della nazione, quindi non può assolutamente giocare in Serie B. Secondo il Corriere dello Sport, dopo l'ipotesi sfumata del Torino, e la Fiorentina sarebbe pronta a fare un'offerta per il ragazzo, per il Cagliari e per il ragazzo. La cosa difficile però, appunto, è accontentare le richieste del Cagliari, perché comunque il Cagliari vorrebbe un minimo monetizzare da una cessione importante di un calciatore importante come Cragno, uno dei gioiellini del Cagliari negli scorsi anni, ragazzi. Andando ancora avanti, ci sono due club interessati sulle tracce del difensore. Chiasso sulle tracce di Lucas Perez, difensore centrale brasiliano, classe 2002 del Chiasso. Il Chiasso è il club, c'è una grandissima concorrenza, perché su di lui ci sono anche club di Serie A, Sampdoria, Napoli e Monza. Potrebbe essere un sicuro investimento per un'ottica plusvalenza. Il suo cartino vale 2 milioni di euro, però comunque il Perugia e il Como sono due squadre interessate a questo ragazzo giovane, promettente, brasiliano, ragazzi. Ancora news fresche di calcio mercato. Il Bari, c'è da capire un po' anche la situazione societaria, perché De Laurentiis non può avere avere la stessa proprietà in due club. Lì poi bisognerebbe vedere se il Bari arriva in Serie A, e poi sarebbe un po' come il caso Salernitana. Però comunque sembra che De Laurentiis voglia vendere una tra Napoli e Bari già da quest'anno, per mettere le cose in chiaro subito. Notizie sul Modena per l'attacco: l'idea Spalluto, confermati i contatti con Seculin, portiere esperto ex Chievo. Però per l'attacco interessa Samuele Spalluto, 21 anni, della Fiorentina, reduce dal prestito al Gubbio, dove ha fatto 27 presenze, 10 gol, comunque una buona stagione. Sicuramente non è quel profilo di esperienza come che servirebbe al Modena, però comunque un giovane da mettere dentro in più, che ti può dare quella spensieratezza, freschezza in un reparto che comunque dovrà essere rinforzato, come ha detto il presidente stesso, ovvero il reparto offensivo. Quindi piace Samuele Spalluto, in porta Seculin, ha confermato i contatti col Modena. Questa settimana incontrerò il giallo-blu, ha detto a Sport Channel 2214, ma anche altre società. Che dovrà così anche altre società interessate al portiere di esperienza assoluta come Seculin. Altra notizia, ragazzi, fresche: la Ternana, anche lei si muove a centrocampo. Piace Estevez, ex Chievo, ex Crotone, reduce dalla retrocessione col Crotone, tra l'altro era anche capitano. Ragazzi, ci sono. È un po' particolare come situazione, bisogna vedere la fattibilità dell'operazione, si potrebbe fare, perché comunque il Crotone te lo lascerebbe andare anche a una cifra inferiore rispetto al suo attuale valore. Poi bisogna vedere se è ancora di proprietà dello Spezia oppure no. Vediamo quello che dice l'articolo. Ci sono club interessati per l'appunto a Estevez, piace anche Luca Valzania. Estevez nel 95, piace anche Cesare Casadei, classe 2003 dell'Inter. In queste ore, considerando che i diritti di opzione possono essere esercitati entro domani, la Ternana attende sviluppi per riscatto da parte del Crotone nei confronti di Estevez. Infatti, perché mi ricordo che il Crotone poteva acquistare il ragazzo, e poi in quel caso lì la Ternana può entrare in trattativa ufficiale con il giocatore, con il Crotone, per prendere un giocatore comunque ha fatto anche già la Serie A. E l'anno scorso, nel disastro Crotone, era quello più salvabile. Il Venezia ha ceduto Schnegg, ufficiale la sua cessione dopo un anno di prestito al Crotone. E basta, ragazzi, e basta. Queste sono tutte le notizie di questa giornata. Vediamo un po' cosa uscirà nei prossimi giorni. Fatemi sapere la vostra sotto con un commento, pollice in su al video, iscrizione al canale. Noi ci becchiamo a un prossimo video. Bella, ragazzi.